Scrive Schopenhauer nel mondo come volontà e rappresentazione. Intuitivamente, in vero, ossia in concreto, ogni uomo è consapevole di tutte le verità filosofiche, ma portarle nel suo sapere astratto, nella riflessione, è affare del filosofo, teoretico, aggiungo io, il quale, oltre a questo, nulla deve e nulla può. Nulla dimostra al meglio questa verità schopenhaueriana come un personaggio napoletano che ha sempre suscitato la mia ammirazione e il mio interesse, Totonno e Quagliarella. Si tratta di un uomo qualunque, una figura senza una vera e propria connotazione, un pensatore di strada, vissuto non si sa bene quando, forse nella Napoli del Seicento o dei primi dell'Ottocento. La sua malinconica vicenda è stata messa in musica con una ballata struggente da quel grande autore che è stato Giovanni Capurro e interpretata da grandi artisti del calibro di Nino Taranto, Sergio Bruni e altri. Il tema di questa ballata è il dramma quotidiano tra essere e apparire, ma soprattutto la morte, che compare in diverse scene, con tutta la sua potenza e la sua grandiosa espressione, come la dominante della vita umana e della vita in generale. Totonno è un filosofo che pensa attraverso la logica brutale e violenta della strada, agendo di conseguenza senza molte strategie. Sfoglia le pagine grigie del libro della sua vita, ne esamina i tristi contenuti e conclude con la non accettazione della vita stessa, che così amara lo ha condotto sull'orlo del baratro. Per strada egli si ferma a pronunciare il suo sermone, cantandolo ai passanti, declamandolo con amara ironia. Si rivolge a tutti coloro che credono nella divina provvidenza, nei tarocchi e negli auspici, esortandoli a seguirlo nella sua ricetta, che è tutta contenuta in una bottiglia di vino, come stimolo a superare le angosce esistenziali e medicina vera che può salvare l'uomo da ogni avversità. Individua nella cattiva sorte la causa delle sue sciagure, del suo fallimento e della sua miseria, e sempre al fato malefico e a lui avverso attribuisce la responsabilità di aver perso la voce a causa dei suoi lamenti. Totonno vive alla giornata, si accontenta di poco, quasi di nulla. Non ha una casa e questo per lui non è un disagio. La sua casa è il mondo intero del pensiero. Per lui dormire sotto un ponte o sotto un bancone è quasi il rimedio per il caldo. La solitudine e la povertà sono in fondo un gioco catartico con il quale riesce a superare la disperata sopraffazione della cattiva sorte. Si ribella ad essa e dichiara apertamente che la povertà e la miseria sono una ricchezza. Giunge infine a prendersi il gioco della morte. La beffeggia, in quanto, non rinunciando alla sua dignità di uomo, si ritiene un signore orgoglioso e dotto, pur essendo ignorante, esprimendo a chiare lettere il pensiero immanentistico della morte stessa ed esortando con voce sostenuta a godere l'attimo fuggente. Il carpe diem di Orazio. Il disprezzo della morte è in realtà per lui l'accettazione della vita e della morte con dignità, pur riconoscendo la scalogna di ognuno di esser nato. Ma la terra che ricopre la bara è come il sipario che chiude definitivamente e senza appelli la vita. Brutto o bello che sia, l'atto unico si è oramai compiuto, a dispetto dell'avverso destino. Quando l'opera è finita, a nulla valgono le esortazioni. Si deve ripulire il palco per far posto ad un'altra scena, magari diversa dalla prima, e per far ciò vanno cancellate le tracce di quest'ultima. Ecco il canto di una storia antica, amara e triste, della quale tutti noi conosciamo bene l'epilogo. Una storia che va vissuta con fierezza nella lotta continua per il desiderio di vivere. Totonno non ha conosciuto, durante la sua intensa vita,
alcun rimedio atto a lenire le sofferenze che la vita riserva ad ognuno. E parla della vita come di un libro, che sempre ha un inizio e inevitabilmente una fine, spesso amara. Totonno è uno che concepisce la realtà in senso nichilistico relativo, dove per nichilismo relativo si intende il mondo nel suo divenire. Ma il divenire è la manifestazione di un fenomeno, la cui ontologia va ricercata nella Brahma, come già aveva spiegato Buddha, vale a dire nella volontà di esistere. La volontà, Wille, ci ha insegnato Schopenhauer, è la cosa in sé del mondo, quindi un qualcosa di universale relativo e non di assoluto. Infatti, la sua negazione, secondo la corretta interpretazione del filosofo, non conduce ad un nihil negativum, bensì ad un nihil privativum. Quindi possiamo filosoficamente mantenere il nulla di questo mondo, come un nulla ontologico, radicato nella Brahma, nel Wille appunto, e la sua negazione come un nulla gnoseologico, senza compromettere la verità, ma al contrario, promuovendola nel migliore dei modi, arricchendola di conseguenze interpretative e razionali.